Cittadini fabresi, buonasera, buonasera a tutti. Adesso arrivo in scena e benvenuti qui a Fabria. Quindi non ho bisogno di presentazioni, molti di voi mi conoscono, per me è emozionante essere qui. Io sono uno speaker radiofonico, attore di teatro, ho presentato tanti eventi di vario tipo, corse ciclistiche, eventi sportivi, concerti, presentazioni di libri. E da cittadino fabriese, come adesso anch'io, mi è stato chiesto di fare una cosa che non ho mai fatto, la presentazione di una lista elettorale. Mi sono prestato volentieri a questa esperienza che per me è emozionante e vi ringrazio per la vostra, soprattutto, numerosa partecipazione. Veramente complimenti, complimenti a tutti voi. Oggi andremo a presentare la lista numero 2 presidiata dal candidato sindaco Luca Cattaneo. Parleremo con lui, faremo due chiacchiere e andremo anche a conoscere la squadra che vedete già schierata, e salutiamo anche gli amici che ci vedono e ci ascoltano da Facebook o dalle varie dirette web, e quindi li conosceremo uno a uno e ci faremo raccontare da loro qual è il loro programma, quali sono i loro pensieri, le loro idee su cosa si può fare per una città molto importante, quale è appunto Fabria, uno dei comuni più importanti di tutto il nostro Alto Canavese. Ma non vogliamo dilungarci tantissimo, non sarà una serata tanto lunga, sarà comunque serena e concisa, almeno ci proviamo, anche perché ho visto il programma è molto corposo e non sarà facile spiegarlo così in un'ora e mezza circa. Noi cercheremo di stare entro questi tempi. Intanto volevo qui con me al mio fianco proprio il candidato sindaco Luca Cattaneo. Luca, prendi il microfono. Ci sei? Grazie. Ecco, vuoi stare seduto o in piedi? Sto in piedi. Stai in piedi. Allora, se stai in piedi, devo stare in piedi anch'io. Poi dopo però ci sediamo. Va bene. Tanto grazie per avermi invitato. Poi dopo mi dai il benvenuto anche tu a me. Grazie a te di aver accettato l'invito, in amicizia, e sei un grande professionista, quindi ci tengo particolarmente e ci teniamo tutti questa sera. Sei in mezzo. Sentite bene il sindaco? Si sente? Si sente la voce del sindaco? No, ti sentivo un po'. Alzo un pochettino. Sì, ok. Bene, grazie. Allora, prego, come vogliamo rompere il ghiaccio? È dura rompere il ghiaccio. Devo dire che stasera sono più agitato del confronto con il candidato. Quindi effettivamente questa sera, come dico, c'è un po' di emozione. Poi la campagna elettorale comunque è stata lunga, entusiasmante. E quindi, come dico, ogni giorno si accumula anche un pochettino di stanchezza, quindi quando si inizia a arrivare in fondo, come dico, nonostante sia abbastanza un carro armato, alla fine si inizia a essere un pochettino più stanchi, quindi la tensione è un pochettino più alta, ecco. Sì, sì, ma questo è comprensibile, perché comunque ci mettete molta passione in quello che fate, in quello che avete pensato, in quello che volete fare nel vostro programma, quindi un po' di emozione è più che giustificata. Sì, assolutamente sì, perché comunque credo che da parte di tutti ci sia davvero la voglia di fare bene, perché questo è sicuramente la cosa fondamentale ed essenziale. Di conseguenza l'impegno comunque di amministrare, o se ci avremo la fiducia, una comunità e una cittadina di 5.300 abitanti è comunque molto impegnativo, e quindi sono delle responsabilità sicuramente enormi, ecco. Quindi io ho sempre, negli miei 11 anni di passata amministrazione, ho sempre inteso amministrare l'ente pubblico, e è ancora più difficile di amministrare, diciamo, una famiglia, ecco, perché chiaramente le risorse sono di tutte, vanno spese bene, con oculatezza, ci sono tante riflessioni da fare. E quindi è molto più difficile, le responsabilità sono ancora più grandi rispetto al famoso buon padre di famiglia, ecco. Sì, ecco, adesso ti invito a sederti, no? Perché sai perché? Io condivido, ho visto una tua recente intervista web con la cronista Magda Bersini, hai detto una cosa molto giusta, che condivido personalmente come, diciamo, come cittadino italiano, che un comune come Fabria, che è uno dei più importanti dell'Alto Canavese, il quarto paese più importante dell'Alto Canavese, non può avere una sola lista.
Questo è un pensiero che condivido pienamente. È proprio un po' in questi giorni che sta nascendo, tra virgolette, una polemica, polemica chiaramente costruttiva, secondo me. Si sta proprio andando, la discussione è proprio questa, tantissimi comuni stanno andando con la monolista. Sì. Perché chiaramente l'impegno di fare una lista, di essere magari un indomani il futuro sindaco, il futuro assessore, il futuro consigliere, è davvero molto molto impegnativo. C'è anche da dire che tutti noi all'interno delle proprie famiglie abbiamo il lavoro, la famiglia, l'attività, e quindi uno già arriva a casa stanco, provato dal lavoro. Il Covid ha sicuramente implementato disagi, e quindi mettersi in gioco secondo me è molto molto difficile. Cioè, io mi ricordo da un po' dei nostri vecchi, quando Fabria ci si battagliava per fare le liste, 3-4 liste, erano tutti lì, ognuno delle proprie rappresentanti dell'agricoltura, del commercio, dovevano avere 2 rappresentanti dentro, il simbolo dell'ADC, il simbolo del PSI. C'era un entusiasmo ma anche un po' di battaglia, ecco. Adesso davvero, come dico, credo che in una comunità l'alternativa sia davvero doverosa, ma per un discorso di crescita da parte di qualsiasi schieramento, quindi questo lo ritengo assolutamente fondamentale. Poi chiaramente vince la democrazia, vince il popolo, chiaramente ci sarà un vincitore e ci sarà sicuramente uno sconfitto. Questo sono abbastanza onesto anche con me stesso e con i miei, perché sicuramente non sarò, a differenza un pochettino della politica nazionale, dove dicono che alla fine dopo le elezioni tutti hanno vinto. Beh, non è proprio tanto così, ecco. Ma ascolta, la tua lista l'hai chiamata Uniamo Fabria, questa A più grande, no? Maiuscola, più grande ha un significato? Sì, e ha come amore del territorio. Tutti okay. Noi, bene o male, siamo radicati all'interno del territorio. La lista è stata costruita per cercare di andare a prendere tutti i segmenti lavorativi del territorio, quindi c'è il pensionato, c'è il commercio, c'è il volontariato, c'è il professionista, quindi abbiamo cercato appunto di essere il più rappresentativi possibili, per cercare, come dico, che tutte le categorie fossero e si sentissero rappresentate. Il vostro programma è molto, molto corposo, come ho detto prima, all'inizio sarà un po' difficile. E la cosa che vedo, no, che la tua lista, hai voluto fortemente che fosse composta da 6 uomini e 6 donne. Sì, assolutamente sì. Allora, sul programma, scherzo un attimo, perché qualche dei miei colleghi dicono: Luca non ha il dono del riassunto. In effetti è vero, in effetti è vero. Per quanto abbiamo detto, conteniamo le pagine, poi è sempre molto difficile. Quello che noi abbiamo fatto nel programma elettorale comunque è di cercare di spiegarlo, perché credo che tante volte cercherò di spiegarlo nel miglior modo possibile, e abbiamo inserito su alcuni progetti fondamentali delle immagini per dire: va bene, noi presentiamo comunque un progetto che lo pensiamo così, quindi per dare un pochettino in più, per dare un pochettino di sale, come mettere un po' di sale nella minestra. Ecco, ecco perché scrivi anche che la figura del vice sindaco sarà una novità ed il ruolo sarà assegnato ad un candidato che non ha mai ricoperto tale incarico. Sì, ho ritenuto, come dico, opportuno fare delle scelte. Come dico, io già tante volte mi considero già un po' vecchio, tra virgolette, vecchio a livello amministrativo. Io sì, certo. Ho fatto l'amministratore per 11 anni, quindi rappresento un po', come dico, la Fabria di un tempo. E quindi l'ho decisa io, me ne assumo chiaramente le piene responsabilità. Ho deciso di avere, nel caso in cui fossimo eletto, un vice sindaco nuovo, quindi per dare una ventata di freschezza all'interno del paese, avere una figura che non ha mai ricoperto quel ruolo, per, tra virgolette, mettere un pochettino anche, come si può dire, una pietra sopra a alcune discussioni che in questi anni sono venute a generarsi. Credo che a un certo punto l'amministrazione ha, tra virgolette, le chiavi del potere.
un'amministrazione deve guardare al futuro, non bisogna fare le guerre al passato, perché le guerre al passato sono nocive per tutti, per l'amministrazione ma soprattutto per i cittadini. Chi è nel palazzo deve proiettarsi verso il futuro. Certamente. Questo è un applauso spontaneo proprio, quindi che tutti quanti sono d'accordo. Andiamo avanti, quindi, il programma del fare, i nostri primi 100 giorni, la forza della conoscenza del territorio, i nostri cantonieri comunali. Sì, allora noi abbiamo suddiviso proprio il programma in due segmenti molto importanti. Il programma del fare dei 100 giorni, che è un programma che non ha un grosso impegno economico finanziario, ma è un pochettino andare a riorganizzare alcuni servizi che funzionano, ma in alcuni casi con un miglioramento riteniamo opportuno, e con questo miglioramento avere un'incisività diversa nel territorio. E parto dai cantonieri. Io faccio una premessa un pochettino verso il passato. Io ho avuto la grande fortuna di avere negli 11 anni di passata amministrazione con me l'ex cantoniere Roberto Chiattello, che ora è in pensione. Roberto per me è stata la vera figura che mi ha insegnato e mi ha mostrato tutto quello che Fabria aveva, nel bene o nel male. Questa è stata una cosa fondamentale. Io con Roberto ho vissuto i più bei miei anni della mia vita a livello amministrativo. Siamo stati di notte in acquedotto, ne abbiamo combinate di tutti i colori, però tutto quello che conosco del territorio lo devo a lui, e a lui lo ringrazio perché è stato un mio secondo papà e davvero abbiamo collaborato molto 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 bene. Lui ha coordinato in tutti questi anni i cantonieri. In questo momento i cantonieri sentono un pochettino la sua mancanza. I cantonieri li conosco benissimo perché con loro ho collaborato. Credo che con un'organizzazione un pochettino diversa e con il qualora Letti, con il mio intervento, riusciamo un pochettino a concretizzare e andare a migliorare e a dare delle priorità un pochettino più incisive nel territorio. Parliamo ora della operazione Fabria Pulita, territorio, quadranti e spazzatrice. Fabria Pulita detto tra virgolette, scritto. Sì, assolutamente. Allora, noi abbiamo la fortuna dal 2002 di essere proprietari di una spazzatrice. E le attrezzature sono un valore aggiunto, nel senso che la persona, l'uomo con la scopetta dà sicuramente una mano, l'attrezzatura, la macchina chiaramente riesce a fare quello che neanche 10-15 persone riuscirebbero a fare. Quindi con un coordinamento, grazie all'utilizzo dei cantonieri, con la macchina e con un piano di spazzamento, dividendo il paese in 4 quadranti, riusciamo almeno una volta al mese a garantire in tutto il territorio la spazzatrice e la pulizia meccanizzata, con il raddoppio del centro storico, con il mercato del martedì, quindi il centro ha due passaggi, mentre gli altri hanno un passaggio mensile, con un'organizzazione abbastanza puntuale e chiaramente la collaborazione dei cantonieri. Bellissimo. Andiamo avanti, poi dopo abbiamo... Sì. Poi dopo tra poco andiamo anche a presentare la tua squadra. Bella questa definizione, cittadino al centro, comune aperto. E il comune aperto, allora il comune, io l'ho sempre detto e lo continuo a ripetere, il comune è l'ente che deve erogare i servizi, deve essere sempre aperto dal lunedì al sabato con un pomeriggio e deve dare i servizi. Quindi stiamo uscendo fuori da un periodo pandemico e quindi il comune deve essere in grado di dare le risposte ai cittadini e risolvere anche i piccoli problemi. Bisogna rispondere al telefono dalle 8 del mattino fino a fine turno e questo lo ritengo una cosa estremamente fondamentale sulla quale mi batterò personalmente. Ecco, quindi come dico, questo è un segnale che vogliamo dare fin da subito. I dipendenti devono essere al servizio del cittadino come noi amministratori. Io l'ho scritto nel programma, riceverò senza appuntamento tutte le mattine dal lunedì al sabato e il mercoledì pomeriggio. Ho capito. Rimanendo col cittadino del centro, segnalazione di servizi 24 ore su 24. Questo è interessante perché si utilizza la tecnologia.
e la tecnologia ormai ci viviamo, ci dobbiamo convivere, ecco, accanto chiaramente alla disponibilità che tutti i collaboratori, consiglieri, assessori potranno avere, chiaramente la nostra idea è di studiare un'apposita app dove anche la domenica, di sera o in qualsiasi condizione di giorno... Che è successo? Parte per credi il mio? E quindi appunto studiando un'apposita app dove si riesce a intervenire in qualsiasi ora, dove l'app prende e poi il dipendente prende in considerazione la segnalazione e viene addirittura anche indicata i tempi di risposta e l'avvenuto intervento di quella segnalazione. Quindi un'app dedicata su Ivrea, e quindi sono anche abbastanza sincero, non inventiamo l'acqua calda, è da alcuni mesi di sperimentazione, sta funzionando molto bene e quindi l'idea è di portare appunto quest'app per migliorare ulteriormente eventuali disservizi che possono essere generati, si possono generare nel territorio. Tienilo pure, tanto mi sentite, no? Sì. No, ma io faccio delle domande brevi. Poi dopo, fra poco, andiamo a presentare la squadra, la tua squadra. Hai parlato anche di mensa, scuola, caro bollette rifiuti, ambiente e territorio. Sì, noi abbiamo deciso di fare una scelta molto chiara. Su alcune tematiche abbastanza forte istituiremo dei tavoli permanenti tecnici di lavoro, tecnico, e lo sottolineo, non politico, ma tecnico, dove entreranno a sedersi all'interno dei tavoli i cittadini e le categorie dei vari tavoli, ad esempio sul commercio il commerciante, ad esempio sul tavolo mensa il cittadino o il rappresentante di istituto, dove si studieranno e si valuteranno le proposte da portare all'amministrazione. Questo è l'obiettivo e lo scopo del tavolo tecnico, ovvero mettere il cittadino al centro in modo tale che possa fare delle proposte, portarle all'amministrazione, le quali assieme le si adotteranno per cercare di andare a porre alcuni miglioramenti, ovvero mantenere gli standard dei servizi medio-alti senza aumentare la tassazione. Questa secondo me sarà la grande sfida di una buona amministrazione. Sì, non sarà non sarà semplice, no, assolutamente. Assolutamente. Comunque va bene, adesso nel frattempo che verranno ripristinati i microfoni, non so cosa sia successo perché non ce la vedete. Quindi, allora io, se mi dai permesso, vorrei presentare ai cittadini fabriesi la tua squadra e le andiamo a conoscere uno a uno. Dopo ti rivolgo di nuovo qui, che facciamo ancora due parole. Grazie. Allora, nel frattempo che ripristineremo il secondo microfono, andiamo a conoscere quindi la squadra di Uniamo Fabria. Partiamo quindi con una volenterosa e saggia signora, la signora Carmela Benincasa. Allora, prego. Ecco, stai vicino a me perché abbiamo un solo microfono, quindi mi hai detto che volevi stare in piedi, non vuoi stare seduta. Allora, Carmela, pensionata, abiti a fare da molti anni, nonna, tre nipoti, eccetera, eccetera, sei stata anche un'artigiana. Ti candidi per il comune di Fabria. Raccontaci un po' di te. Ma di me, dico, ero un'artigiana e adesso sono una pensionata e mi candido per il bene del paese e dare un supporto alle persone della mia stessa età e quelle più giovani. Cercherò di aiutarle in tutti i miei poteri che ho. Ho visto che sei... È la prima volta che ti candidi e ho visto che sei attiva anche alle varie associazioni come la FIDAS, il centro pensionati. FIDAS, e adesso sarò anche nella Proloco di Fabria, che vado orgogliosa anche della Proloco della FIDAS. Ho collaborato con il centro pensionati e adesso spero di dare qualcosa in più. Sicuramente, quindi allora dobbiamo votare anche Carmela Benincasa. Grazie, grazie a Carmela. Andiamo avanti a presentare la squadra, parliamo di Monica Cerminara, eccola qua, vedi che alla fine ce l'hai fatta, volevi stare in piedi perché
Quando abbiamo fatto le prove oggi, lei non voleva stare seduto su questo sgabello, si sentiva un po' a disagio, ma lui stava in piedi. Vabbè, allora mi adeguo, starò in piedi anch'io. Allora, Monica Cerminara, impiegata, sposata, mamma, hai sempre vissuto a Fabria? Sempre. Io. Ecco, parlaci un po' di te. Buonasera a tutti. Vabbè, penso che mi conoscano quasi tutti i presenti. Ho sempre vissuto a Fabria con la mia famiglia. Sono sposata, sono mamma di Simone. E sin dai tempi dell'oratorio mi sono sempre occupata un po' di quello che è il settore giovanile, perché è una cosa che mi ha sempre dato tanto. Sì. E è la prima volta che mi candido, si vede che sono una principiante, però mi candido proprio per questo, perché voglio il cambiamento e credo in questo progetto. Quindi ti vuoi occupare di giovani, sì. Aggregazione, poi a politiche giovanili praticamente. Certo, sì. Quindi tu sei stata, se non so, ricordo male, sei stata animatrice e oratore quando eri ragazzino, io me lo ricordo, ecco, io ero un po' più grande. Però siamo stati anche nella cantoria insieme. Sì, è vero, quindi va bene, grazie. Allora, Monica Cerminara, ecco, presentato. Andiamo avanti con un giovane architetto che tutti quanti voi conoscete, Luca Coa. Ciao Luca, tanto benvenuto. Vabbè, ci conosciamo, quindi io ti ricordo sempre come musicista. Sì, io ho iniziato a suonare tanti anni fa, più di 15 anni fa, in filarmonica a Fabri. Ho fatto tanti anni, ho suonato tanti anni l'Eufonium, sì. Ho conosciuto Franco per via della musica, sì. E ti candidi qui a Fabria, come è nata questa, diciamo, questa scelta? Ti hanno proposto, ti sei proposto o ti è venuto così spontaneo? Ma allora, io devo ringraziare Francesco, con cui ho iniziato, diciamo, un percorso 5 anni fa, e Luca che mi ha riproposto ora. È sicuramente un'emozione, io spero di poter far bene, ecco, sono un giardiniere un po' anomalo, io sono laureato in architettura, però ho unito le mie due grandi passioni, cioè l'ambiente e il giardinaggio, con la progettazione, e mi piacerebbe portare questo a Fabria, quindi sia al Parco Martinotti, Parco Valentino, comunque tutto quello che riguarda l'aspetto del verde, ecco. Ma sicuramente, ecco, l'applauso Monica, non basta candidarsi così, vuoi mettere a disposizione la tua esperienza, le tue competenze tecniche, lavorative, a disposizione proprio del tuo comune e soprattutto dei cittadini fabriesi. Assolutamente sì, assolutamente sì. Spero di fare bene, diciamo che l'impegno ci sarà 100%. Va bene. Luca Coa, andiamo avanti con il mio proscritto, ci conosciamo dalle scuole elementari, abbiamo fatto le scuole elementari assieme qui alla nostra destra, ovvero Gianni D'Aloia, che tutti quanti voi conoscete. Buonasera a tutti, intanto vi ringrazio di essere qui con noi stasera. Ringrazio il mio coscritto che da piccoli ne abbiamo combinate un sacco assieme. Allora, per chi, la maggior parte mi conoscete tutti, per chi non mi conosce, io sembro vissuto a Fabria, lavoro in una ditta metalmeccanica di Fabria, la ditta Ferrari di Gresino, dove svolgo anche il compito di rappresentante sindacale e più sulla sicurezza dei lavoratori. Io mi ricandido per la terza volta e rinnovando l'impegno e la mia serietà e disponibilità di tutti voi cittadini, perché solo noi, se siamo uniti e riusciamo a collaborare assieme, riusciamo a fare rinascere Fabria per il bene comune di tutti. Io in passato ho ricoperto il ruolo d'assessore, avevo delle deleghe in lavori pubblici, rifiuti, ambiente, ecologia, viabilità e acquedotto. Ho sempre cercato di lavorare con massima serietà, è quello che farò ancora adesso. Quindi io dico, se siamo tutti uniti, formiamo un gruppo. Formando un gruppo possiamo unire Fabria. Quindi possiamo dire, uniamo Fabria, uniamo per l'unione e amo per l'amore che abbiamo per il nostro paese. Io a Fabria sono debitore di Fabria. Fabria mi dà un lavoro,
mi dà tutto, mi ha dato, quindi per Favria penso che bisogna dare molto. Quindi quello che vi chiedo, tra 5 giorni, votate e sostenete. Benvenuti. Gianni D'Aloia, grazie. Andiamo avanti con la presentazione della squadra. Una donna, un'altra donna, era Samantha Fornesi. Dov'è? Eccola qua. Guarda, ci è andata male, perché io mi speravo di potermi sedere in questo sgabello, perché riesco anche a essere un po' più spigliato anch'io. No, abbiamo una mano, non importa comunque. Allora, Samantha, libera professionista, anche tu laureata in architettura, hai molte competenze che sicuramente metterai a disposizione dei cittadini. Prego. Sì. Ciao a tutti, anch'io sono da sempre cittadina di Favria, sono cresciuta qui un po' in Favria, nel negozio dei miei nonni, che hanno avuto in via San Rocco per tantissimi anni. E oggi sono sposata con Federico Tacca, l'ho messo in tacca, quindi lo ribadisco, e ho 2 figli, Lorenzo e Leonardo. Mio marito non era di Favria, ma ha scelto per amore di venire qua a Favria, quindi anche lui adesso è cittadino. Questa è la prima volta che ti candidi? Sì, è la prima volta, spinta anch'io dalla voglia di fare qualcosa per il mio comune. Ho sempre pensato che sia difficile fare davvero qualcosa e mettersi in gioco, ma quando sono stata chiamata mi sono sentita pronta e con la voglia di fare qualcosa, e quindi se andrà bene darò tutto a me stessa, le mie competenze, quello che non saprò imparerò. Samantha Fornesi. Aspetta Samantha, non scappare, adesso mi farai la valletta per consegnare il microfono a Bruno Magliano. Ecco, grazie. Cambio di consegne, ecco. Beh, Bruno, io te ci possiamo sedere, no? Sì. O vuoi stare in piedi? Ci possiamo? Ah, ok. La nostra memoria storica, io seguo volentieri la tua pagina Facebook, con le fotografie che riesci a trovare, non so dove, il tuo archivio, Bruno Magliano. È un archivio che è parecchi anni che ho messo in piedi. Sei molto conosciuto. Sì, e ogni tanto tiro fuori dal cassetto qualcosa, lo pubblico, vedo che è molto apprezzato da tutti. È un lavoro di molti, molti anni che ho fatto, ero passato un po' da tutte le famiglie già molti anni fa, e questa collezione di foto, cartoline, documenti mi è anche servita per fare 2 libri, forse molti di voi conosceranno. Uno è chiamato Un amore chiamato Vico Favria, dove c'è la storia di 60 più anni della nostra sportiva, della squadra di calcio. Sono stato segretario per tanti anni e poi dopo una decina di anni che non l'ero più, questo amore ho voluto trasmetterlo in questo libro, e appunto ecco perché è nato questo Un amore chiamato Vito Favria. Poi un secondo libro, se mi è permesso, è stato sì. Un libro fatto sull'asilo Jean Servais, anche qui frutto di molti anni di raccolta di foto, di dati, sempre, sempre permesso, fatto con l'amico Bruno Costalaia, veramente una brava persona, veramente l'artefice di questo bel libro. E anche qui abbiamo messo tutti questi 100 anni, perché avevamo addirittura trovato la prima foto dell'asilo e siamo andati avanti, abbiamo cercato di non dimenticare nessuno e abbiamo messo queste centinaia di foto in questo libro. Va bene, Bruno, adesso tu ti candidi in Favria perché? Beh, è la prima volta per me che sono 66 anni che abito a Favria, anche se non sono favriese, però sono arrivato che ero bambino, avevo 3 anni, e qui a Favria ho fatto l'asilo, le scuole elementari, medie. E perché mi candido? Mi candido perché innanzitutto perché mi hanno trascinato dentro Luca, Francesco, Gianni e tutti, mi hanno detto vieni, io da prima non volevo farlo, ho detto no, non lo faccio, sono mai, voglio starmene tranquillo, poi ho detto no, perché non farlo, perché non mettere le conoscenze mie di Favria a
disposizione di tutti. Cioè, io vorrei portare, se mi hai accettato anche dal mio gruppo, in caso di vittoria, tutte quelle esperienze, ma poi anche tutte quelle cose che io avrei voluto per me, le voglio per i fabriesi. Va bene. Bravo Mariano, andiamo avanti. Adesso passa il testimone a Francesco Manfredi. Aspetta, si sente? Prova un po'. Acceso. No, non lo fai vedere? No, schiaccia di nuovo perché è in stand by. Ok. Aspetta, che adesso va. Vai adesso. Si sente? Ecco, adesso sì. E lo uso il microfono. No, ma sicuramente no, è stato Bruno che ha schiacciato involontariamente il tasto di pausa. Succede. Allora, Francesco, non hai bisogno di presentazioni, educatore, io ti ricordo giovanissimo quando hai fondato Fabria Giovane, ma soprattutto ti ricordo come giovanissimo vice sindaco. Sì, sono di cui io ne andavo anche un po' orgoglioso, nel senso da fabriese, perché comunque avete gli amici da fuori mi dicevano: avete un vice sindaco giovanissimo. Quanti anni avevi? Erano 10 anni fa, quindi devo svelare l'età, ma tanto l'età ormai è pubblica. Dai. Quindi avevo 29 anni. 29 anni. Negli enti, ed eri vice sindaco di un comune importante come Fabria. Sì, ho avuto l'onore di portare Fabria, il nome di Fabria, sulle politiche giovanili e su tutta la regione Piemonte. Tanto è vero che Fabria all'epoca era stata riconosciuta come comune capofila su 32 comuni dell'Alto Canavese. Quindi abbiamo coinvolto i ragazzi, abbiamo fatto un sacco di belle iniziative, però penso che un po' tutti voi la mia storia la conoscete. E l'augurio è quello ovviamente di riuscire di nuovo un domani a essere non solo più un comune capofila sulle politiche giovanili, ma sulla terza età, sulle famiglie, sui disabili. Questo è l'augurio che io vi faccio. Ecco. E questo è l'applauso che non ha bisogno di spiegazioni, quindi spontaneo, non è di certo telefonato, quindi... No, assolutamente. Ok, va bene, vuoi dire ancora qualcos'altro? Sì, voglio dire perché mi candido. Te lo chiedo semplicemente perché tu hai molta più dimestichezza, hai una certa esperienza a livello di amministrativo, sicuramente hai rubato, detto per modo di dire, dei segreti ai gente più esperta di te, e penso che adesso hai raggiunto anche la maturità per poter raccogliere quei frutti e metterli a disposizione dei cittadini. Ecco, prima magari ti sei candidato un po' in maniera anche spensierata, adesso invece sei molto più matura e hai raggiunto anche sicuramente una certa saggezza, esperienza, nonostante la tua giovanissima età, e quindi questo lo metterai a disposizione per i cittadini. Perché ti candidi? Bella domanda, bella riflessione, mi collego a quello che hai detto, mi sono candidato a 22 anni, quindi questa per me è la quinta campagna elettorale, e che dire, sicuramente qualcosa ho sbagliato, per questo chiedo scusa a tutto il paese, perché solo chi fa sbaglia. Certo, solo chi non lavora, sbaglia, quindi chi non fa nulla. Esatto, però vi garantisco che ho sempre sbagliato in buona fede, e con l'entusiasmo comunque di raggiungere un obiettivo, e a volte l'entusiasmo ti fa anche non vedere certe cose, no? Sì. Però siamo andati avanti, per fortuna si è maturati, si è cresciuti. Mi candido perché non potevo non candidarmi. Ho passato 5 anni difficili, 5 anni dove la mia persona è stata attaccata con delle false notizie. Io mi ricordo che quando abbiamo iniziato, avevo 22 anni, si parlava di programmi elettorali, si parlava di quello che si proponeva, e ahimè nell'ultimo periodo si parla di notizie false che forse sono state un po' spinte, aiutate dai social, perché poi quello che succede a livello nazionale in grande succede anche nel piccolo, purtroppo. Quindi mi ricandido perché credo di essere una persona pulita. Non ho meritato quello che mi è successo, e non candidarmi voleva dare vinta a chi è stato violento nei miei confronti. A testa alta dico no, non mi hai messo con le spalle contro il muro, sono qua appoggiato da una grande squadra, da una squadra rappresentata da una persona che ha iniziato con me 16 anni fa
questo cammino amministrativo e mai più all'epoca si pensava di arrivare ad oggi con una nuova squadra creata proprio dai due più giovani dell'epoca. E sono contento appunto di essere in mezzo a questa squadra, perché chi tace, chi chiude gli occhi davanti alla violenza è complice. Io non voglio essere complice, io a testa alta dico viva Fabia, viva, uniamo Fabio. Aspetta, stai giusto lì? Mi fai da balletto, no? Il cambio di consegne, no? Quindi adesso andiamo a presentare la tua collega Francesca Nizia. Ecco, cambio, no, è un fatto pratico, quindi. Buonasera. Buonasera, vuoi stare in piedi o vuoi stare seduta? Mezzo e mezzo. Mezzo e mezzo, allora devo adeguarmi anch'io, mezzo e mezzo, ecco, vedi? Questo diciamo a beneficio delle camere e soprattutto della scenografia, quindi, perché Magda e Davide e Andrea sono molto esigenti in tal senso, come presenza scenica. Quindi. Allora, intanto benvenuta. Grazie. È la tua prima esperienza in candidata? Assolutamente sì, prima esperienza, sono abbastanza emozionata e anche abbastanza recente, sono stata coinvolta a inizio anno e mai prima di allora avrei pensato di fare un'esperienza del genere. Invece eccoti qua, parlaci un po' di te, tu sei sposata? Sono sposata e sono mamma, ho un bimbo di 8 anni che frequenta qui l'elementare a Fabria e ho aperto un'attività a Fabria da 4 anni proprio insieme a mio marito. Bene. La gestiamo insieme, la gastronomia vineria I Bernardon. Certo. Che ha una storia questo... Il Bernardon è... Sì. Che poi si dice Bernardun, si scrive Bernardon ma si legge Bernardun, sì, esatto. È il soprannome piemontese del cognome della famiglia di mia nonna, che era la Mariuccia Biesta. Esatto. Una famiglia molto numerosa, conosciuta, e abbiamo voluto rendere onore a loro, anche perché in origine l'attività è stata anche aperta con dei cugini, Biesta, sì. E Fulvio, che anche molti conoscono, e ci hanno accompagnato per il primo anno, e adesso siamo rimasti appunto io e mio marito a continuare. E questo merita un applauso, perché questa giovane ragazza porta avanti nel suo paese, no? Molti preferiscono emigrare, andare via, eh? Invece no, sono tu hai voluto... affezionatissima a Fabria, anzi sì. Noi abbiamo intrapreso l'attività autonoma, la partita IVA è stata aperta 7 anni fa, inizialmente certo. Abbiamo aperto a Valperga solo come gastronomia, perché lì avevamo trovato la location, ci piaceva. Vi siete fatti le ossa. Esatto, è servito tantissimo, ma come si è aperta la possibilità di spostarci a Fabria, io facevo... i salti di gioia, non vedevo l'ora di tornare a casa. Allora, perché? Bravo, perché il fabriese deve votare Francesca Nizia? Cosa vuol fare? Cosa vuoi fare per fare? Allora, io non potrei che non occuparmi di commercio, okay. Faccio quello, un lavoro che mi piace tantissimo. E... È un ambiente molto, molto ostico, perché secondo me la bravura dell'amministrazione, per quanto sia valida e solida, non basta ad avere il successo in questo settore, che è determinato dalla collaborazione dei commercianti. I commercianti fanno il 99% di questo certo. Di successo di questo settore. E io sono a Fabria da 4 anni, quindi proprio da niente. Quello che ho vissuto io in questi 4 anni è come se ci fosse una mancanza di dialogo e collaborazione, errori da entrambe le parti. Cioè, abbiamo avuto anche 2 anni di pandemia, purtroppo. Assolutamente penalizzante. Ci ha troncato le gambe a tutti, nessuno escluso. Assolutamente sì. Io sono un artigiano, ma artigiani, commercianti, ma anche dipendenti, certo. Imprenditori. Ci hanno troncato le gambe, quindi a tutti. Chi decide di aprire una partita IVA, io, secondo me, è un misto fra genio e follia. Questo lavoro ci crea degli anticorpi e dei caratteri forti e giustamente difficili da conciliare. Il mio impegno verrà rivolto soprattutto a quello, a cercare di creare un filo conduttore che ci unisca tutti quanti.
cercare insieme di trovare il metodo di riuscire a fare qualcosa insieme, perché solo così riusciamo a fare qualcosa di bello. Io ho un ricordo di anni passati da cittadina dove non sapevo ancora cosa fare della mia vita, ho questo ricordo di una Favria meravigliosa, ricca di iniziative, di feste e di unione. Vorrei ritornare ad allora e migliorare ancora. Francesca Nizia, grazie. Ascolta Francesca, passiamo il microfono a Antonella Scalise. Dov'è? Dietro di me. Ecco, passaggio di consegne. Vuoi stare in piedi o seduta? Ti siedi? Ok, allora mi siedo anch'io. Perfetto. Tanto benvenuta Antonella. Grazie. Abbiamo avuto anche di parlare fuori onda, no? Sì. Molta passione ci metti in quello che fai. Parlaci un po' di te. Abiti a Favara da tanti anni, con la tua famiglia, mamma di due ragazzi. La cosa interessante, lavori nel mondo del retailing di gioielli. Sì. Io lavoro per l'Astro di Oro, sono 22 anni che mi occupo quindi anch'io di commercio, diciamo, in un certo modo diverso da Francesca, però sì. Poi io sono mamma di Caterina e Gabriele, che adoro, sono i miei gioielli, in quel senso lì. Saranno più emozionati di te? Saranno più emozionati, sì, di cioè te. Sì, Gabriele soprattutto, che veramente mi spinge in ogni momento della giornata, anche prima di andare a dormire. Mamma, hai consegnato Santini, mamma, hai fatto questo, mi ricorda, la mia rubrica personale, sinceramente. Ok. Allora, e questa mamma perché si candida? Io mi voglio candidare proprio per loro, per i nostri ragazzi e per la scuola, perché comunque tutte le famiglie di Favria devono avere le varie opportunità, tutte uguali in questo senso qui, e per i nostri giovani, perché io tengo particolarmente a loro e mi sono avvicinata soprattutto ai miei figli nel periodo del Covid, perché mi rendo conto che è stato un periodo difficile, dove loro sono stati quasi abbandonati. Quindi ho bisogno di uscire e di stare fuori e di avere momenti conviviali con i loro, diciamo, con i loro coetanei. Certo. E in questa cosa qua io infatti vorrei, qualora candidata, non c'entra con la scuola, ma riaprire questo salone, dare l'opportunità a tutti, perché purtroppo scelta, condivisa o non, dall'amministrazione attuale, viene data solo più alle associazioni. Io voglio che venga dato anche al singolo privato, perché devono avere l'opportunità di festeggiare, di stare insieme. Io mi ricordo quando c'era Francesco, si creavano delle serate dove c'era calcio balilla, si trasmettevano dei film, si dava tanto e i ragazzi partecipavano, perché certo. Io stessa sono una che vive Favria, la sera mi piace uscire, passavo qua davanti ed ero contenta perché Favria era aperta a tutti ed era viva, come deve essere sempre, perché il nostro paese è bello, noi abbiamo i vari parchi, abbiamo un bel salone, dobbiamo la scuola, abbiamo tre istituti, l'istituto comprensivo che comprende vari comuni e quindi deve essere aperta e deve viva. E io voglio fare questo, aiutare a fare questo. Avete visto la verve, la grinta di Antonella, sicuramente manterrà le sue promesse se verrà eletta. Quindi, grazie allora, a tutti. Antonella Scalise, adesso stai lì, non ti muovere. Giusto per lo scambio di microfono, di consegne, okay. Con Ilenia Diaco. Ecco. È un onore, Gabriele. Ok, prego. Allora, Ilenia, buonasera. Buonasera a tutti. Cosa fai? Ti siedi o stai in piedi? Metà e metà. Sì, allora, mi metto anch'io così. Ecco, no, e mi devo adeguare a voi, perché okay. È così. Presenza scenica, si chiama. Sì, con la mia gonna, che non mi vedono mai con la gonna, non faccio tanto. Allora, Ilenia non ha bisogno di presentazione, hai già avuto un'esperienza amministrativa. Sì. Hai passato, mi hai detto, 5 anni di stand-by, di sabbatico per sì, riflettere, diciamo che mi sono e poi un po'... che cosa è successo? Allora, mi sono messa un po' in panchina perché secondo me metterci un po' in panchina in questi 5 anni mi ha fatto capire, ho imparato e sono pronta per ripartire in questi 5 anni. Speriamo nella vittoria perché ognuno porta... Hai avuto modo di riflettere quindi su quello che hai fatto, su quello che attualmente è successo, è stato fatto e cosa vorrai fare nel futuro. Allora, quindi ne hai tratto dei vantaggi, delle... Ma sai, il mio modo di amministrare è essere sempre presente, coccolare il cittadino, perché secondo me il cittadino va coccolato non solo dai dipendenti, ma il cittadino ha bisogno di una cosa continua con gli amministratori. Io nei 5 anni e ancora tuttora in questi 5 anni di retroscena in panchina mi chiamavano il signore, trasporto anziani, l'ho sempre fatto tra me e l'anziana.
Certo. O i cani, ti dico solo l'altra sera a mezzanotte mi hanno chiamato per recuperare un cane in Fabriasca che l'avevano preso sotto, io sono corsa, corro per un cane, figurati per un cittadino, questa sono io. Sì, sì, infatti l'ho scritto, e questo sicuramente la politica che vorrai adottare quando, se verrai eletta, qual è il tuo settore, quale vorresti, diciamo, visto che hai maturato una certa esperienza, magari ti vuoi specializzare in un settore? Ma ritorno al mio detto che un amministratore ho un modo un po' particolare, io farò, se Luca me lo consente, un po' il jolly, perché io voglio un po' aiutare un po' tutti, essendo una vecchia, tu sai che sono già nonna di due, che arriva al terzo. Ma sei più giovane, sei la nonna più giovane, più della, di Ornella Muti. No, vabbè. Ornella Muti è diventata nonna a 37 anni, 38. 6 anni, quindi siamo nonni da 6 anni, sono orgogliosa, felicissima, certo, perché sono i nostri amori. E ti dico, se Luca me ne darà la possibilità, farò un po' così il jolly, un po' tutti, perché la mia esperienza la vorrò dare al mio gruppo, e i miei consigli spero che li ascoltano. Io ho tanto da imparare, tanto. Spero di imparare bene a fianco della mia squadra. Luca ha tanto da insegnarmi, e vediamo. Speriamo. Ilenia Scandale. Allora, volevo solo ringraziare la mia famiglia, perché io ero un po' titubante, vado, non vado, perché mi conosco, io quando dico sì, non dico 24 ore, ma 23 in comune, io sarò reperibile 24 ore su 24, come ti dico, mi hanno chiamato per un cane, sono corsa, mi hanno mandato un messaggio su Facebook, io sono corsa e questa sarà la mia routine. Spero da 14 in poi, reperibile sempre, e ringrazio mio marito che mi spinge, chiedo già scusa anticipatamente perché mi conosco, quindi farò un po', chiedo scusa già in anticipo. Va bene, parla, fermati. Risponde a te l'applauso a scena aperta del pubblico. Grazie. Quindi penso che tu sia stata convincente. Ilenia Scandale, fermati lì, passiamo il microfono questa volta, mi dai la mano a Daniele Vivaldi, al professore qua. Come vuoi, io mi adeguo, vuoi sederti, vuoi stare in piedi? Buonasera a tutti. Buonasera prof. Io non sono fabriese da una vita, non posso raccontare cose che non sono, sono coriese prima, ciriacese poi, ho conosciuto Fabria per amore, ma anche per i semafori intelligenti di 10 anni fa, sono stato uno dei primi donatori del periodo. Quindi, è una pagina un po' particolare del nostro comune, vabbè, comunque sono scelte che ha fatto l'amministrazione dell'epoca in buona fede, sicuramente per la sicurezza. Non rimandiamo al passato. No, assolutamente, è stato già detto giustamente da Luca Cattaneo. Quindi, allora, io sono avanti. Un insegnante, ancora per un po'. Dimmi che vuoi andare in pensione. No, non so ancora, dipende cosa mi diranno da Roma, cosa mi diranno. E mi sono occupato sempre di sport, di attività fisica, di movimento, credo fortemente che, specialmente dopo il Covid, la gente debba muoversi a tutti i livelli, quindi non si parla di giovani, meno giovani, tutti devono muoversi compatibilmente ovviamente con le proprie possibilità e capacità. Ho notato un comune che dispone di zone bellissime, tipo il Parco Valentino, se si può chiamare così, strutture sportive che forse andrebbero leggermente rimesse in sesto e tutto, per offrire la possibilità. Ci lamentiamo sempre che le nuove generazioni sono troppo statiche, troppo tecnologiche e tutto, dobbiamo anche dare la possibilità di muoversi, di fare sport ai cittadini, ai ragazzini di Fabri e tutto. Qualora venissi eletto mi occuperei di questo settore, avendo competenze nel settore non mi invento cose nuove, lo faccio perché mi piace, perché penso di avere poi del tempo libero, e anche se sono, diciamo, la prima volta, ho molto da imparare, però penso che un po' alla volta ce la potrò fare. Sicuramente. Daniele Vivaldi, andiamo a concludere, stai a continuare con il giovane della lista, Francesco Pizza, andiamo a conoscerlo, io l'ho conosciuto questa sera. Vuoi stare seduto in piedi? Seduto? Ecco,
Ecco, io davvero da Fabriese sono ignorante, è la prima volta che, a parte che quanti anni hai, 28, 27? 28, sì, 28. Ok, quindi dunque, pizzaiolo, hai conseguito il diploma di geometra presso l'Istituto Tecnico 25 sì. Aprile di Cuornier, hai sempre abitato a Favria, nello storico quartiere del FOM, 2020, promotore dell'evento natalizio Missione Giocattolo. Sì. Ma parlaci un po' di... Esattamente, cioè, mi ritrovo dove 2 anni fa è nata questa bellissima idea, che grazie anche alla giunta attuale e dopo anche alla protezione civile, alla Proloco e a tutta la gente che ogni giorno veniva a darmi una mano, perché sennò da solo ho iniziato in garage, dentro il mio garage, ma ero sommerso dai giocattoli, avevo chiesto al sindaco attuale di potermi dare in gestione per il periodo di dicembre-gennaio questo salone, perché non trovavo nessuna sistemazione. Certo, sì, sì, certo, giustamente. È stata una bellissima cosa, mi sono rapportato con tantissime persone che io non conoscevo e loro non conoscevano me. Sono stati donati alla fine circa 11.000 giocattoli alle bambini, ai bambini e alle bambine più bisognosi, alle certo. famiglie più bisognose. Ma soprattutto giocattoli che non sono finiti in discarica, cioè no, al macero. C'è stato un lavorone, sembrava il laboratorio di Babbo Natale. Sì, sì, sì. Quindi sono Luca, stati ripristinati, disinfettati, sì, rimessi... rimessi tutti in sesto. In sesto. Come nuovi. Come nuovi. Il vecchio, purtroppo, certa gente faceva anche da svuotacantine, eravamo costretti a buttarli. Ma è un po' come si dice per i cellulari, ricondizionati, no? Però questo a costo zero. Esatto, esatto. È stato anche un lavorone per le famiglie, perché si sono messe a disposizione, perché ripeto, da solo mi ha aiutato tantissimo anche Marilina Succo. Certo. Perché se no l'avrei potuto fare, l'avrei fatto, però non arrivare a 11.000 giocattoli destinati, perché era una cosa... veramente tanti, un applauso. Ascolta, Francesco, ti candidi a Favria perché? Come ho potuto fare 2 anni fa, ho tante idee, tantissime idee da poter mettere in atto se casomai dovessi arrivare a prendere tanti voti. Io ci provo. Non vuoi spoilerare? Adesso c'è quel termine che si dice adesso, non vuoi spoilerare nulla. No, quindi non vuoi dire ai cittadini. Però se mi viene data la fiducia, cercherò di fare il meglio sempre, come. Sì, va bene, ok, va bene, grazie. Quindi grazie a tutti. Francesco Mizza. Bene, questa era la squadra di Uniamo Favria. E quindi adesso ci volgiamo verso il termine, però andiamo a concludere in bellezza. Avendo qui con me il sindaco, il candidato sindaco, non voglio. Allora Luca, cosa facciamo? Ci sediamo? Stiamo in piedi? Ci sediamo perché dobbiamo parlare ancora un po'. Abbiamo un po' di. C'è un programma amministrativo di Uniamo Favria che veramente tocca tante cose, dalle associazioni, politiche sociali, non so da che parte cominciare. Ad esempio, qua tu parli di ripristineremo a cura della protezione civile il servizio trasporto anziani. Qui si parla di politiche sociali, no? Ecco. Sì, assolutamente sì. Allora, noi prima abbiamo sviscerato il programma dei 100 giorni, poi chiaramente c'è un programma un pochettino più strutturato che sarà fatto nei 5 anni, dove chiaramente entreranno anche delle risorse economiche più pesanti, quindi ci va del tempo maggiore per portarle avanti con i progetti e poi realizzarle. Noi abbiamo valutato alcuni settori fondamentali, uno è l'associazionismo e l'altro sono le politiche sociali. Parto dalle politiche sociali perché teniamo alla riattivazione e alla valorizzazione di un progetto che tanti anni fa con il buon Sergio Feira, che ringrazio di essere qui stasera, è nato con lui e grazie a lui. L'amministrazione comprò una macchina dedicata e con l'aiuto dei volontari si riuscì a portare le persone in difficoltà negli ospedali del Canavese, persone che avevano bisogno magari di visite, avevano bisogno di cure magari quotidiane, persone anziane che non hanno più nessuno. Persone sole. Prendere il pullman magari dopo una radioterapia diventa difficile, molto complesso. Certo.
Questo deve fare l'ente, aiutare l'ultimo, aiutare chi è in difficoltà. E grazie ai pensionati, alla collaborazione anche in parte della Protezione Civile, abbiamo anche esteso ulteriormente il servizio sugli ospedali torinesi, perché tante volte certi tipi di cure ormai molto specialistiche si fanno su Torino, sulla cintura di Torino, su Candioro, su Orbassano. E quindi abbiamo implementato questo servizio che è stato tra virgolette copiato un pochettino da tutte le altre amministrazioni. Col Covid in parte ha avuto una battuta d'arresto, un po' i volontari si sono anche persi per strada. Con l'ausilio della Protezione Civile vogliamo implementare il servizio sostituendo la vecchia Fiat Panda, che la mandiamo un pochettino in pensione, con un nuovo mezzo. E credo che col lavoro e la volontà di tutti sia davvero un bel servizio a disposizione della comunità. Senti, volevo chiederti, grazie, dalla tua esperienza come amministratore, no? Tu sei stato assessore al bilancio nella precedente giunta, volevo chiederti quanto è importante la collaborazione con altri comuni per un amministratore. È importante? Ma la collaborazione con gli altri comuni secondo me è fondamentale. Cioè, tu adesso prima mi hai parlato che il vostro servizio a trasporto anziano ve l'hanno copiato, no? Però diciamo magari è una collaborazione anche, cioè, vi hanno chiesto consigli. Molte volte sì, tra le varie amministrazioni i consigli credo che siano fondamentali, sempre per un discorso di crescita. Credo questa dichiarazione che farò stasera magari sarà anche un po' anticonformista, però credo che nel lungo periodo, nei prossimi anni, le amministrazioni debbano fare un pochettino una grande riflessione, sedersi un pochettino tutti attorno ad un tavolo, abbandonare un pochettino la logica campanilistica che ognuno di noi ha, tra virgolette, ogni amministratore ha il proprio feudo. Credo che si debba ragionare un pochettino ad ampio raggio, sia sui progetti, sia sulle fonti di finanziamento, perché tante volte perdiamo dei finanziamenti perché corriamo come delle pecorelle smarrite. Anche qui, nel territorio, l'unione fa la forza. Se ci si mette assieme, si ha un potere di spesa, si ha un potere contrattuale in regione e a livelli superiori decisamente più elevati. Quindi dovremmo cercare di fare sistema. È difficile, lo dico, è complicatissimo, perché qualche comune nel corso degli anni ha attivato delle collaborazioni magari di servizi di polizia municipale associati, molte volte non sono andati bene, però credo che davvero la logica sia da quella di riandare un pochettino su alcune forme associate, perché purtroppo ci sono dei comuni dove due o tre dipendenti non riescono più a fare la differenza, e magari in alcuni casi riunendo le forze si riesce a dare un'incisione diversa nel territorio. Sarà estremamente difficile e sarò odiato anche da qualche amministratore vicino a me, però credo che la logica mentale davvero del futuro e la scommessa del futuro, ma per il territorio inteso come Canavese, non come Favria, sia davvero quella. Alcuni servizi devono comunque essere riuniti per cercare di dare di più e unire le forze al servizio del cittadino. Ma sai, io guardavo il vostro programma, è veramente corposo. Qui ad esempio le nuove sedi per le associazioni, ad esempio come la Società Filarmonica Fabriese, la Protezione Civile, volete spostarle, volete... Allora, le associazioni sono il cuore pulsante di Favria. Sì, quante ce ne sono a Favria? Non più tantissime, io mi ricordo negli anni 90 ce n'erano davvero tanti, che abbiamo superato le 20 associazioni, poi man mano sono qualcuna si è passa per strada, ma ci sono delle associazioni estremamente forti, radicate, che vantano 200 anni di storia, ecco, come la Filarmonica ad esempio. La Filarmonica è la più... È l'associazione più vecchia, più longeva. Esatto. Quanti? 200? Sì, più 200, di 200 anni. Più di 200 sì, anni. Sì, sì. Quindi tanti pazzesco. Anni di storia. E quindi come dico, le associazioni sono davvero un bene per la comunità, perché fanno sistema e fanno territorio. Noi abbiamo voluto incontrare tutte le associazioni una per una con degli incontri dedicati per parlare con il direttivo, per capire le loro esigenze, per capire le loro necessità.
I 2 anni di fermo anche per le associazioni sono stati davvero un problema, perché chiaramente allora cioè, la filarmonica con le pro, cioè l'attività associativa è il velo perno del gruppo, quindi questo è fondamentale. L'altro discorso è che, non mancando le attività, è venuto meno la loro fonte di sostentamento economico, quindi questa anche è una cosa fondamentale. Ma come ogni persona, come ogni famiglia, anche l'associazione ha bisogno di una casa, che è la loro identità. Nella logica degli stabili comunali che abbiamo a disposizione, del patrimonio edilizio che dispone l'ente, abbiamo proposto una riorganizzazione strutturale delle associazioni, quindi lo spostamento della filarmonica all'interno dei 250 metri quadri dell'attuale protezione civile, la delocalizzazione della protezione civile, certo, nell'open space di 300 metri quadri di Corso Matteotti, tantissimo spazio proloco, perché la proloco è il braccio lungo e il braccio destro, deve essere il braccio dell'ente, purtroppo attualmente non dispone di una sede. Vero. Ed è la cosa più difficile in questo momento, perché ha bisogno di spazi per la parte, diciamo, enogastronomica e altri, certo, spazi associativi anche per la promozione turistica e culturale. Quindi un programma estremamente dettagliato, perché, come dico, con l'associazionismo si riparte tutti assieme per la collaborazione del paese. Ma la cosa che mi ha incuriosito, adesso vabbè, qui c'è anche cultura, turismo, andare per Cascine, questo è... Andare per Cascine è il mio sogno, ecco. Tanti anni fa con il buon Vincenzo, con il buon Martino Vaira e un gruppo di altre persone che avevamo creato un mensile che si chiamava Il Favriese, abbiamo sempre detto valorizziamo il nostro territorio, la nostra zona agricola, con un evento che coinvolga davvero tutti, tutte le associazioni. E l'Andar per Cascine è una passeggiata enogastronomica a tappe. Noi abbiamo, ogni borgata ha la sua chiesa, ha il suo porticatino, due con la filarmonica, magari due con la banda, che ce ne sono due. A tappe gli alpini ci propongono il salame, certo, la proloco ci cucina l'agnolotto, si fa una passeggiata tutti assieme, ci si diverte, magari nel parco si conclude il pomeriggio, certo, con un po' di musica. Credo che tante volte con un po' di buona volontà e con l'aggregazione si riescono a fare delle cose che poi alla fine, man mano nel corso degli anni, portano comunque aggregazione e far conoscere specialmente i nostri giovani una realtà del territorio. Io devo dire che il Covid ha dato una mano a far conoscere a tanti la zona agricola, perché si evadeva, sì, un pochettino a far la passeggiata, a portare il cane, sì, qualcuno usciva di nascosto, qualcuno usciva anche un po' di nascosto, però come dico, abbiamo un percorso di Cascine e di territorio estremamente bello da valorizzare, magari con dei percorsi, con della segnaletica dedicata, con qualche posto tappa, e quindi è importante far conoscere questa realtà, perché noi deriviamo, noi siamo un paese agricolo, abbiamo nel corso degli anni abbiamo avuto una grandissima spinta sulla meccanizzazione. Credo che comunque l'altro obiettivo importante sia di riuscire a prendere i bambini, oltre sul discorso chiaramente dei libri, e riuscirli a portare un pochettino, certo, nel territorio. Ma ecco perché fortemente voluto il professore, perché comunque è vero, perché dobbiamo far integrare assieme scuola, amministrazione, comune, territorio e famiglie. Una cosa che veramente non avevo mai letto da nessuna parte: istituiremo per la prima volta l'assessorato agli animali. Beh, quella è assolutamente sì, nel senso che sono parte integrante del nostro sistema. Tanti anni fa è stata creata la prima area di sgambamento cani, sì, vorremmo nella parte nord, che è un pochettino scoperta, crearne una seconda e avere proprio un po' di cura, attenzione per i nostri amici quattro zampe. Questo incarico, l'avete capito, qualora letti, lo daremo a Ilenia, che ci tiene particolarmente, e quindi dobbiamo andare anche in quella direzione lì, tutelare tutti, e quindi tutelare anche i nostri amici quattro zampe. Poi ci sono anche... Hai anche molte idee sui lavori pubblici, urbanistica, territorio, hai molte idee in cantiere, in progetto. Questo anche dalla tua esperienza proprio anche che hai avuto come amministratore. Quindi pensi che questi progetti che ognuno di noi può leggere nel tuo programma siano fattibili? Sì, allora,
ci sono tanti progetti, credo tutti assolutamente realizzabili. Lo dico, l'ho detto in tante occasioni, non vengo a promettervi Fabria Nuova perché sarei un ipocrita. Cerchiamo di migliorare i servizi con un'attenzione particolare al cittadino. Il progetto sicuramente più ambizioso, lo dico, è il discorso della famosa circonvallazione, di cui tanti e tante volte se ne sente parlare. Abbiamo dato delle indicazioni precise: per fare la circonvallazione ci andranno 5, 10, forse 20 anni, forse non la vedrò nemmeno io. Ma credo che se non iniziamo a mettere, tra virgolette, un punto fermo di partenza, partendo dal tracciato, iniziando a capire con i professionisti cosa si può e cosa non si può fare, iniziare ad avere uno studio di fattibilità per iniziare a capire i costi, siedere nel tavolo tutti, i proprietari dei terreni, regione, città metropolitana, è un lavoro difficilissimo, ma se non iniziamo, se non cerchiamo di provare, continueremo sempre a dire abbiamo il camion incastrato in via Caporal Cattaneo. Quello non è mai successo in questi ultimi anni, 10-15 anni, che tanti anni che se ne parla. Tu anche come amministratore, quando lo eri, sul tavolo ti è arrivata questo progetto, nel senso che se ne è parlato, però non si è mai fatto nulla. Allora, all'interno del piano, della circonvallazione se ne parla da quando era ancora amministratore il buonanima del Beppe Bertano, ecco. Quindi sì, è una cosa che mandiamo avanti da 40 anni, ecco. Come dico, c'è un piccolo tracciato, un disegno tratteggiato all'interno del piano regolatore. Sono sincero, nei 10 anni non si è mai affrontato il problema. Abbiamo cercato in diverse occasioni con degli studi di fattibilità di provare delle soluzioni alternative, magari con dei sensi unici, con delle operazioni nell'esistente. Personalmente sono delle sperimentazioni che in piemontese si dice all'entacù, sono dei tacconi, ecco, che può o non può funzionare. Come dico, ci va una valutazione approfondita partendo con dei professionisti, con degli urbanisti, con dei tecnici che siano preparati nel settore per capire veramente come progettare il nostro futuro in un contesto, in questo caso parlando non solo di Fabria, ma anche qui riuscendo a capire come eventualmente la circonvallazione possa collegarsi con il sistema, bisogna davvero fare sistema, è difficilissimo, ma se non ci proviamo continueremo ad avere il trattino all'interno del piano regolatore da quei prossimi 50 anni. Va bene, guarda. No, questo fa capire che sei un candidato sindaco con i piedi per terra, cioè non come ho visto in tanti anni addietro, dai tempi di Don Camillo e Peppone, dove veramente le sparavano un po' grosse, no? All'epoca si poteva anche fare, un po' per i film che erano un po' romanzati, invece vedo che tu sei un candidato con i piedi per terra. Hai grandi ambizioni per Fabria e per il territorio, però... ma sì. Resti umile, ma cerchiamo di stare assolutamente con i piedi per terra. Io credo che quando sono entrato a fare l'amministratore, diciamo, abbiamo avuto tutta una serie di problemi, nel senso che Fabria ha avuto una grandissima espansione edilizia negli anni 2000, e che voleva dire che con tutti gli oneri di urbanizzazione, con tutto un contesto, le casse tra virgolette del comune erano molto, molto fiorenti. Quando sono arrivato a fare l'amministratore, la prima cosa che è arrivato è stato il patto di stabilità, quindi avevi i soldi nel cassetto. Questo vi ha creato dei problemi. Assolutamente sì, aprivi il cassetto, ti si illuminavano gli occhi e poi lo richiudevi, perché comunque in qualche modo non li potevi spendere, o se li dovevi spendere in determinati modi, se uscivi fuori dal patto avevi delle sanzioni. Poi man mano questa morsa è stata un pochettino allentata, per fortuna. Chiaramente, come dico, gli anni d'oro sono finiti per tutti, perché c'è stata la crisi, c'è stato il Covid, c'è una guerra in corso, quindi ci sono tantissime problematiche. Credo che il futuro sia quello davvero di riuscire a lavorare, di lavorare, di sporcarsi le mani. Io lo dico sinceramente, sono e resterò un tecnico,
non certo. Sono politico, non mi interessa la politica, non faccio politica, non ho tessere di partito. Credo che davvero il lavoro sia quello di sporcarci davvero le mani, ecco, perché dobbiamo davvero entrare nell'ottica di riuscire a essere e dare, erogare dei servizi buoni per la nostra cittadinanza. Questo è quello che mi sento di dire questa sera, ecco. Sì. Ho visto anche dal programma che volete rivalorizzare alcune aree esistenti, le aree verdi, addirittura un'area fitness, state pensando, quindi è per quello mi appello anche alla tua squadra, perché vedo che hanno ognuno di loro delle competenze in tal senso. Quindi ad esempio l'area fitness mi incuriosisce un po'. Sì, allora noi abbiamo, come diceva il professore, delle aree verdi bellissime e importanti, cioè l'area del Parco Laghetto Valentino è invidiata da tutti, cioè c'è gente da Quarnier o da altri comuni che sì. Vengono a farsi la corsettina mattutina. Quindi quell'area, comunque, la nostra idea è di riuscirla a valorizzare davvero con una serie di percorsi sportivi, con una piccola area di ginnastica all'aperto, con delle attrezzature, in modo tale più si riesce a portare attività, più riesci a far vivere il parco, più riesci a come dico, valorizzare e diventare, diciamo, far diventare davvero quell'area un'attrattiva per il nostro territorio. Ci sarà da lavorare tanto, però abbiamo davvero degli spazi estremamente belli che sono assolutamente da valorizzare. Prima leggevo anche, avete parlato anche di servizi pubblici come il cimitero, aree grandi vanno, diciamo, in qualche modo fatta la manutenzione, hanno subito degli ampliamenti, però bisogna portarle avanti queste cose. Pensate anche di portare avanti tanti progetti che sono stati avviati dalle precedenti amministrazioni, quindi anche l'ampliamento del cimitero di Fabria, è un po' di anni che sta andando avanti. Allora l'ampliamento esatto sta andando avanti, ci sono stati fatti due ampliamenti in due anni e quindi in questo momento, diciamo, siamo tra virgolette, riusciamo, diciamo, a compensare il gap futuro. È chiaro che comunque necessitano, tutte le cose necessitano di manutenzione. Purtroppo la mia riflessione è questa: bisogna mettere tutti gli anni, bisogna mettere sempre qualche mattoncino, nel senso che se riusciamo a fare una manutenzione ordinaria con un piano di scadenze ben determinato, si riesce tra virgolette a tamponare. Quando invece la macchina la mandi troppo giù, poi chiaramente la manutenzione ordinaria diventa straordinaria, certo. Con degli investimenti pesantissimi, e tante volte non basta un anno o due per ripartire. Certo. Quindi la nostra idea è di fare dei piani di manutenzione scadenzati in modo tale, come dico, da tenere tra virgolette la macchina il più possibile in efficienza, perché come dico manca casa nostra, se la mandiamo giù poi a ripartire dall'inizio ci sono degli impegni economici enormi. Se invece riusciamo man mano a spalmare un pochettino queste manutenzioni, riusciamo a intervenire magari anche contenendo leggermente i costi. Ma sì, certo, è un po' come quando tu vedi in una qualsiasi officina un cartello con la scritta "è più facile tenere pulito che pulire". Ci sono anche altre cose come le politiche giovanili, ma abbiamo le persone competenti che hanno già dimostrato e concludiamo con tramite il progetto Educativa di Strada, il Comune si farà promotore di programmi che coinvolgono i ragazzi in attività produttive e socialmente utili e per il monitoraggio della condizione giovanile e il contrasto al disagio. Con il progetto Strade Sicure sensibilizzeremo alla guida sicura e più in generale alla sicurezza stradale in collaborazione con le scuole e gli altri enti competenti. Questa invece, ce puoi dire ancora qualcosa di più? Sì, abbiamo contattato la Polizia Stradale che si è resa ben disponibile a... Vero? Sì. Davvero. Loro hanno, e l'abbiamo anche visto col Giro d'Italia a Rivarolo, hanno anche un pullman tutto attrezzato dove per la parte dei bambini si riescono a fare dei percorsi dedicati, un po' di educazione stradale, fargli capire chiaramente che anche l'attraversamento delle strisce pedonali deve essere fatto in un certo modo, perché è vero che è la precedenza, però se questo ti viene addosso, quindi come dico tutta una serie di politiche partendo appunto dalla scuola e anche dalle altre categorie in modo tale, come dico, da sensibilizzare l'utente
all'educazione e anche al rispetto delle regole, perché il rispetto delle regole è fondamentale per il senso civico e per una buona e corretta funzionamento della comunità. Ecco. Quindi siamo arrivati, diciamo che abbiamo illustrato il programma della lista Uniamo Fabria, abbiamo conosciuto la sua squadra, la squadra del sindaco, della quasi sindaco, si spera, non si sa. Del candidato, giusto, è vero. No, ma ti dico, è la mia prima esperienza come presentatore speaker di una lista elettorale, quindi una curiosità volevo chiederti. Secondo te perché in questi ultimi anni in vari comuni esistono solamente le liste civiche, non ci sono più liste di partito? Questo disamore verso i partiti, alla fin fine, cioè, tu lo condividi in tal senso? In parte condivisibile. Sì. Credo che, i cittadini tengono ancora al proprio paese, certo. Quindi e rivolgo l'appello di andare a votare. Poi ognuno è libero di fare quello che vuole, votare chi vuole, come ritiene più opportuno, ma andare a votare vuol dire essere rappresentati. E quindi bisogna assolutamente andare a votare. Chiaramente la disaffezione politica generalizzata si ripercuote, quindi non siamo dei politici, te l'ho detto, siamo dei tecnici, evitiamo di mettere tra virgolette il logo o il simbolo del partito. Sono anche, devo dire anche questo, tante volte quando si mette poi il logo del partito si è anche vincolati a certe dinamiche di partito, e quindi vuol dire che magari il partito ti finanzia anche, ma poi dopo tra virgolette bussa sempre alla porta. Io mi ritengo un battitore libero. Ok, questo è chiaro. Allora io volevo chiedere ai cittadini fabriesi, noi siamo arrivati al termine, se volete fare una domanda per alzate in mano al sindaco, io mi avvicino a voi, volete fare una domanda, una curiosità, anche la più banale. Il candidato sindaco, quindi non la spoileriamo, il candidato è ben lieto di rispondere. Quindi per alzata di mano, guardate, lascio anche la mia scaletta, improvvisiamo. Se qualcuno di voi vuole soddisfare una sua curiosità, anche la più banale, per alzata di mano, ben volentieri, Luca Catriano vi può rispondere. Vabbè, si dice sempre uno la bisogna rompere il ghiaccio. Sì, uno magari dice, ma anche una domanda banalissima, che ne so, signor sindaco, cosa vuol fare per, non so, per la scuola calcio, Victor Fabria? Non c'è più. Come? No, speriamo di aver soddisfatto la vostra soddisfazione. Vuoi venire? Ok, Franco Diaco, imprenditore, eccolo qui, prego. Allora, voglio fare questa domanda a Luca e alla squadra, e vale per tutti. Cosa avete intenzione di fare anche per le borgate? Perché noi ci sentiamo molto abbandonati. Allora, noi... Grazie. Bella domanda, grazie a Francesco Bianco. Allora, prego. Come dicevamo, il territorio di Fabria ha una componente di territorio agricolo molto importante. Devo dire che alcuni piani di manutenzione l'attuale amministrazione li ha fatti, ad esempio c'erano delle sponde franose, intervenuto, e quindi, come dico, alcuni interventi di messa in sicurezza sono stati fatti. Credo che ci vada un pochettino più di incisività e di programmazione migliore. Faccio questo esempio: se il trattore con la trincia per tagliare l'erba parte dal magazzino e deve andare in regione Manesco e percorre 5 km e dopo pianta la trincia e dopo 10 minuti lo chiamano e gli dicono no, vieni a fare qualcos'altro in paese, non funziona, nel senso che se quella mattina il cantoniere parte e va a tagliare l'erba deve finire quel lavoro lì, altrimenti spostiamo le truppe avanti e indietro e alla fine non produciamo lavoro. Quanti cantonieri ha Fabria? Ne abbiamo 2,5. Due e mezzo, un po' pochini,
un po' pochini, però purtroppo nella logica del ridimensionamento delle forze e del personale, purtroppo non ci, anche lì purtroppo la norma man mano ha previsto il blocco della pianta organica, e quindi in alcuni casi i famosi 30 dipendenti di tanti anni fa sono diventati 18-19, poi c'è il pensionamento, la sostituzione, tante volte non trovi le persone o non trovi l'inquadramento giusto. Faccio un esempio perché mi tocca un po' vicino, l'agente di polizia municipale è una risorsa preziosa, perché non si riesce a trovare la figura del ragioniere. Se il comune al ragioniere davvero si deve leccare le dita, perché è quello che ti permette di avere in mano la situazione contabile reale tutte le mattine delle risorse dell'ente, e trovare un ragioniere è come pagarlo oro. E avere la ditta che ti viene una volta alla settimana non è la stessa cosa di avere il dipendente tutte le mattine lì, dove ti siedi vicino e gli dici: dove destiniamo 5.000, 10.000, li mettiamo di qui piuttosto di là. Quindi quelle sono scelte politiche importanti e fondamentali. Quindi sulla zona agricola, come dico, un maggiore coordinamento sicuramente porta dei benefici, un'attenzione anche sulle piccole cose, sul buco, sul tombino. Come dico, con una coordinazione, con un coordinamento leggermente diverso, sono sicuro che riusciamo a dare una maggiore attenzione, una maggiore incisività nel territorio. Maggiore incisività, questo è quello che... Okay. Ci sono, quindi, il buon Francesco Biago ha rotto il ghiaccio, quindi se qualcun altro vuole fare un'altra domanda, ben volentieri, microfono è a disposizione. Prego. Chi è? Aspetti, vengo là, vicino a lei, guardi, non si muova, quindi spero solo che non fischino le casse. Venga qua in mezzo, così un po' tutti la possono vedere. Non si sente? Adesso si sta portando. No. Non si arriva. Venga con me, andiamo a beneficio delle... Ecco, adesso funziona anche il mio. Beneficio delle telecamere. Ci facciamo questa bella passeggiata, no? Lei si chiama? Franco. Ah, come me, prego. Di qua, a favore delle telecamere. Allora, cosa vuole chiedere alla... Io avevo già parlato con loro. Sì. Nella serata che abbiamo fatto così, con l'associazione. Come pensano di riqualificare questo cortile? Questo cortile qui? Perché noi abbiamo la sede dei donatori di sangue. Sì, della FIDAS. Sì, ci sono un casino di bidoni lì dell'immondizia. Noi adesso il 19 abbiamo la festa, avremo una 15 o 20 bandiere, vuol dire 20 comuni se vengono tutti. Non è una bella immagine? Ok, grazie. Prego. Allora, Marco, ti ringrazio. Allora, ne abbiamo anche parlato, sì, con la riunione della FIDAS. Credo che con una piccola riorganizzazione degli spazi, con un pochettino di manutenzione in più, tagliando un pochettino l'erba e riorganizzando, come dico, i servizi, gli spazi, sistemando magari i bidoni in una situazione un pochettino migliore, si riesce assolutamente a migliorare. Come dico, non è una cosa che non serve un milione di euro, serve un pochettino, no, certo, di buona volontà. Tante volte bisognerebbe magari anche scendere un pochettino dall'ufficio, andare in mezzo al cortile e con un po' di buona volontà e collaborazione tra tutti, perché io ringrazio anche la FIDAS, ad esempio 15 giorni fa con i volontari si sono messi lì, hanno sostituito le piante secche, si prendono, certo, l'impegno a bagnarli. Credo che questo è il vero significato di comunità. Se tutti assieme, ognuno di noi, la politica, il cittadino, il dipendente, collaboriamo assieme, riusciamo a fare tanti piccoli mattoncini e riusciamo a costruire una casa. Questo è il nostro obiettivo, che, come dico, è assolutamente fattibile e realizzabile, perché spostare due bidoni ci va solo un po' di buona volontà, non ci va un milione d'euro. Sicuramente. Allora,
Siamo in perfetto orario, noi abbiamo iniziato alle 9:15, sono passate un'ora e un quarto, noi pensavamo di fare tutto in un'ora e mezza, invece siamo in perfetto orario, quindi non volevamo nemmeno, ma questo soprattutto per volontà del candidato Luca Cattaneo, che questa presentazione si protraesse per 3 ore, ecco, quindi un'ora e un quarto, 1:20 va più che bene. Quindi se vuoi ancora aggiungere qualcosa, se non ci sono altre domande, quindi andiamo alla conclusione. Sì, allora andiamo alla conclusione. Io chiedo al professore di prendere un cestino e quindi voglio fare due ringraziamenti perché mi sento davvero in dovere di farlo. Il primo è a tutte le donne della mia squadra, perché hanno sottratto tantissimo tempo alle loro famiglie, ai loro figli, e quindi sono tutte mamme, portano i bambini nelle scuole di Favria, hanno il polso del potere e sanno e vivono la scuola tutti i giorni, sanno quanto è difficile portare avanti una famiglia, e quindi davvero col cuore le ringrazio e le bacio una per una, perché davvero mettersi in gioco è davvero davvero molto molto complesso, e quindi a loro va una rosa ciascuno. Da chi iniziamo? Allora dai, Monica, inizia te, vedi. Quindi sono ben 6, quindi la scelta 6 donne e 6 uomini, quindi abbiamo 6 rose da consegnare. Ai maschietti? No, assolutamente. Diciamo lo facciamo col pensiero magari per i maschietti. Ok. Ancora l'ultimo ringraziamento. Certo, infatti, era quello che volevo chiederti, prego. L'ultimo ringraziamento va alla persona che mi ha sostenuto, mi ha appoggiato e che non mi ha visto negli ultimi 3 mesi, che è la mia compagna di vita. Eccola qui. E anche a lei va un pensiero floreale. Eccola lì, ecco. E ritorniamo. Grazie. Grazie davvero. Perché noi vediamo che dietro a un uomo importante c'è sempre comunque una grande donna. Assolutamente sì, assolutamente sì. Ringrazio davvero tutti. Come dico, andiamo a votare. Certo. L'ultime due parole che dirò è: non sono e non voglio venire a fare le guerre. Certo. Davvero dobbiamo mettere una pietra sopra al passato e riscrivere per il bene di tutti una nuova Favria. Grazie a tutti. Va bene. Allora, grazie Franco. Grazie per questa esperienza. Vi lascio con una battuta di Giovanino Guareschi. Cittadini, andate tutti a votare nel segreto della cabina elettorale. Dio vi vede e Stalin no. Buona serata a tutti. Grazie. Se vi fermate c'è un piccolo rinfresco, ecco, per tutti. Sì. Grazie. Fatto. Grazie. Dalla lista andiamo a fare. Grazie a tutti. A voi.